Con il canto dei deportati, composto già nel 1933, cioè all'inizio della vicenda dei campi di deportazione e poi di sterminio, abbiamo voluto iniziare questo breve spot, chiamiamolo così, per la giornata della memoria, dedicata alla giornata della memoria, concentrandoci di più sui deportati politici che, insieme a quelli razziali, condivisero la terribile esperienza della deportazione e dello sterminio nei campi nazisti. La ricordiamo attraverso i testi che ci sono rimasti, che ci sono stati lasciati, di tre di questi deportati, i nostri conterranei. Il libro di Antonino Garufi, Il diario di un deportato. Antonino Garufi, carabiniere, quindi partigiano delle Brigate Osoppo. Il libro di Nunzio Di Francesco, un nostro conterraneo di lingua glossa, partigiano in Piemonte, dove si trovava a svolgere il servizio militare, e una lettera che ricorda la fine di Carmelo Salanitro, la cui storia è un po' diversa. Carmelo Salanitro non era un soldato, era stato un insegnante di liceo qui a Catania, al liceo Cutelli. Quando scoppiò la guerra nel 40, cominciò a fare propaganda contro la guerra mettendo bigliettini nelle tasche degli studenti, dei cappotti degli studenti o altrove. Salanitro viene denunciato dal suo preside, viene condannato a 18 anni di carcere dal Tribunale Speciale. Dopodiché nel 43 è in carcere, viene preso dai tedeschi e portato nel loro sistema concentrazionario a Dachau e poi a Mauthausen, dove viene ucciso. Chissà che cosa vogliono fare di noi. All'indomani ci fanno uscire e ci portano in una baracca fra i tanti di fronte alle casermette dell'SS. Ci fanno entrare a tutti e ci dicono di non sporcare e dormire nudi, testa e coda. Poi ci fanno uscire la solita zuppa. Al colpo di campana, tutti in baracca, spogliati, testa e coda. Sopportare quel fetore di piedi è la solita battaglia per il posto. Il mattino, il colpo di campana. Alle ore 3 alzarsi, andare ai lavatori, scalzi, ha messo solo i pantaloni, dorso nudo. Sotto controllo del capo, un SS badava nei lavatoi rotondi, composta di innaffiatori, dicendoci sotto lavarsi bene con l'acqua, senza sapone, con acqua fredda da frigorifero, senza asciugamani, la camicia, la giacca e i zoccoli fra le gambe, stringendoli con i ginocchi che qualcuno ce le potesse rubare. Poi ci mandavano fuori. Tutto funzionava bene come morire. Che tosse di tubercolosi e molti sputavano sangue. Alle 5 tutti in riga. Contavano 3-4 volte. Alle 6 si partiva, passando per la prima volta al lussuoso cancello dove c'era una scritta Arbeite macht frei. Il lavoro rende liberi. Passavamo tutte le mattine davanti a un caffè. Erano gente senza cuore. Guardavano dello stesso punto come si trovavano. Si vedeva una mano che tirava dietro una finestra, una porta alla tendina. Passavamo dinanzi al comando di Stato Maggiore tedesco e dalle finestre guardavano sfilare questa gente inetta, senza speranza. Questi grossi ufficiali rigidi nello sguardo, il disprezzo cinico. Giunsimo un certo numero alla stazione centrale di Monaco, adibiti a trasportare rotaie. In 17 deportati dobbiamo alzare una rotaia a son di nevata sulla spalla e portarla lontano un 150 metri e anche 200 metri. Bisognava saperla buttarla una sopra l'altra, altrimenti possiamo ucciderci noi stessi. Pioveva, senza berretto, l'acqua ci usciva dagli zoccoli sanfrancescani.
Molti compagni rimanevano lì, senza forze, picchiati, aspettando la morte. A ritorno, vuoti, ci facevano correre picchiando con il bastone. Il capo erano degli assassini, questi SS. Urlavano a squarciagola. Siamo impauriti, terrorizzati, qualcuno perdeva lo zoccolo, si rompeva, magari tutti e due perché consumati, camminare scalzi fra i binari e il breccio. Calcioni a stinghi, sfregiati l'orecchio o il viso perché la bastona giungeva sbagliata sulla testa. Era una fortuna la sera tornare in baracca. Uno dei tanti giorni incontriamo soldati inglesi. Erano ben vestiti, con impermeabile, a cappuccio, senza bagnarsi, lavori puliti e trattati bene. Un polacco sa parlare bene inglese, qualcosa le dice. Hanno espresso parole di conforto, hanno gli occhi umidi e uno di essi tira un pacchetto di sigarette e si dividono fra di noi. Non è certo perché non fumo. Con una sigaretta poteva guadagnare metà della razione di pane. Alla sera gironzolavo nel grande piazzale in cerca di italiani. Per caso vedo venire con testa bassa, solitario, con tristezza in corpo. Le dico: sei italiano? Sì, anch'io sono italiano. Ci stringiamo la mano e le dico: Garufi Antonino, Bigoni Celeste, di dove sei? Risponde: sono di Ferrara. Sono di Giara, provincia Catania, 18 km da Taormina. E in caso di morte uno di noi vivrà l'impegno di trovare la famiglia, le dico. Già da lontano avevamo visto le ciminiere dei forni crematori e le nostre speranze erano subito crollate. Appena entrati, si presentò ai nostri occhi il solito spettacolo di cadaveri ammucchiati alla rinfusa nei vari angoli del lager. Dopo diverse ore di appello, sempre in piedi e a capo scoperto, stanchi e sfiniti, ci fecero spogliare e copiare sul petto il nostro numero di matricola. Era l'operazione finale che a Mauthausen veniva fatta sui deportati appena deceduti. Pensammo subito di essere destinati ai forni. Ci misero in grandi baracconi, seduti a terra con le gambe incrociate. Anche in queste occasioni, frustate e pedate a più non posso, i capò passavano sopra i deportati, correvano da una parte all'altra per controllare e reprimere qualsiasi gesto. Eravamo stretti uno accanto all'altro e aspettavamo la morte. Pensavo a quanti compagni erano morti e a quanti stavano per morire per una giusta causa. Pensavo alle mie sorelle, a mio fratello e ai miei genitori. Ricordai Teresa che tanto aveva pregato il Signore per salvarci da quell'orrenda tragedia. Mi furono presenti anche gli amici che mi erano stati vicini e solidali. Mi sentivo ormai alla fine del doloroso calvario e non mi aspettavo altro. L'attesa si protrasse sino alla mezzanotte e la tensione e la stanchezza ci avevano distrutti. Alcuni balbettavano il desiderio di essere finiti nel sonno, ma nessuno chiuse gli occhi. Un giovinastro, aguzzino dei capò, mi calpestò nell'attraversare la baracca. La mia gamba debole e magra ricevette un duro colpo. Mi scappò un gemito di dolore. Egli si fermò e chiese: «Italiano?» «Sì», rispose. «Tu fascista!» mi disse in spagnolo. «E se fossi fascista, non sarei qui a morire», ribattei. Lo spagnolo riflette un istante, poi mi prese per un braccio e mi trascinò in fondo alla baracca, in uno scomparto chiuso dove erano accatastate le coperte. Mi raccontava
che aveva preso parte alla guerra civile contro Franco e che era poi espatriato in Francia. Durante l'occupazione tedesca i fascisti francesi lo avevano consegnato ai nazisti e internato in Germania assieme ad altri 10.000 spagnoli, di cui i due terzi erano stati già eliminati. Diceva che aveva girato molti lager, cercando di imboscarsi per sopravvivere. Con una scaletta di legno mi fece salire sulla catasta delle coperte, che erano piegate e disinfettate. L'appello del 21 aprile 1945 si prolungava per parecchie ore. Siamo stati divisi in due colonne, gli ebrei mandati da un lato e i rimanenti dall'altro. Stava per accadere qualcosa di diverso dal solito. Alcuni deportati asserivano che la guerra stava per finire e che venivano preparati gli ebrei per essere mandati in Palestina. Altri pensavano che i deportati più sfiniti sarebbero stati affidati alla Croce Rossa per essere trasferiti negli ospedali dei loro paesi di origine. Alcuni giorni dopo appresi, invece, che gli ebrei selezionati erano finiti tutti nelle camere a gas. L'ultimo grande massacro prima dell'arrivo degli alleati. Intanto, sul campo San Giorgio, dove venivano sfiancati e sbattuti ai lavori forzati, erano cambiate molte cose. Non arrivavano più materie prime con i treni da fuori e con i materiali giacenti nell'immenso cantiere di diversi chilometri quadrati venivano effettuati lavori di rifiniture. Si riordinava il legname di carpenteria in cataste, si raccoglievano gli scarti per essere riutilizzati, si faceva pulizia nei vasti piazzali e nelle immense gallerie. Tuttavia, i ritmi di lavoro erano più che dimezzati. I nazisti sembravano poco ottimisti. Non avrebbero avuto il tempo utile di realizzare la loro ultima arma che doveva mettere il mondo in ginocchio. Al campo di lavoro fui aggregato ad un gruppo di deportati che spingevano su binari carrelli carichi di rifiuti. Qui incontro un deportato milanese trentenne, ebreo, di madre viennese. Era molto istruito, parlava diverse lingue straniere, il tedesco benissimo. Era stato deportato da poco tempo. Facciamo subito amicizia e comincia a prendersi cura di me. Ero ridotto un essere inguardabile, pieno di piaghe. Si erano formate grosse croste purulente, sia sulle ferite come pure in tutto il corpo, per mancanza della dovuta alimentazione. La carne era sparita e le ossa potevano essere contate una per una e stare in piedi era già un miracolo. Ero stato un formidabile incassatore. Più volte la morte aveva tentato di ghermirmi, ma ero ancora vivo, sebbene ridotto come uno spettro. Nel silenzio della notte si sentivano i colpi di cannone da est e da ovest. L'armata rossa era nei pressi di Vienna e di Berlino e gli anglo-americani marciavano spediti verso il cuore della Germania. In Italia i tedeschi si ritiravano in Alto Adige. Dai pezzetti di giornale che qualche tecnico civile buttava nella spazzatura, ricostruivamo la disfatta dei tedeschi su tutti i fronti. Il 25 aprile l'Italia era stata liberata. Ma i lager di Mauthausen e Gusen continuavano la loro criminale attività di sterminio. Durante le ore di riposo mi sdraiavo sul pagliericcio con la testa bassa e i piedi in alto per evitare svenimenti. Ormai eravamo in pochi ed avevo un pagliericcio tutto per me. Gran parte dei capo e dei sorveglianti nel campo di lavoro erano spariti. Alcuni gruppi e squadre al campo di lavoro restavano sorvegliati da civili austriaci. Le SS cominciavano ad eliminare quasi tutti i documenti, schede, registri, corrispondenza e quant'altro avrebbe potuto ritorcersi contro di loro. Le artiglierie si udivano anche di giorno,
Gli aerei militari alleati volavano sicuri perché non c'era più la contraerea. Il primo maggio del 1945 fu una giornata di festa in tutto il mondo, ma non per noi. Eravamo ancora dietro i reticolati del Lager. L'ebreo milanese mi impose di non alzarmi dalla branda nemmeno per fare la pipì. Mi portava quel poco di brodaglia quotidiana che prima era proibito dare a chi non poteva alzarsi. Anziché mangiare, si veniva divorati dai forni. Quando sentimmo tuonare le artiglierie dalla parte di Linz, a pochi chilometri dai campi di sterminio, la nostra era ormai una lotta contro il tempo. Il 2 maggio, di notte, le SS scomparvero. Al loro posto misero dei vecchi militari ultracinquantenni. Il terrore nazista era ormai al suo epilogo, eppure i deportati continuavano a morire di stenti e i corpi rimanevano sul luogo dove spiravano. Il 3 e il 4 maggio si moriva per fame, per esaurimento di tutte le energie vitali dell'organismo. La sera del 4 maggio alcuni compagni riferirono di aver visto passare i carri armati alleati. Aspettavo minuto per minuto che i liberatori mi raccogliessero e mi aiutassero a sopravvivere. Alcuni compagni, ultimi arrivati, avevano più riserve di energie e gironzolavano per il lager e mi raccontavano altri episodi credibili e incredibili allo stesso tempo. Eravamo ormai all'ultimo atto di quella immensa tragedia. Nella notte fra il 4 maggio e il 5 veniva assaltata dai deportati superstiti la cucina dei lager. Però ciò causava altre vittime. Per avere mangiato troppo dopo un così lungo prolungato digiuno. La mattina del 5 maggio arrivò finalmente la libertà. Venivo aiutato da un deportato milanese ad uscire dal lager per raggiungere il posto di soccorso più vicino. A dire il vero, ci aspettavamo un tempestivo intervento dei reparti di sanità alleata oppure della Croce Rossa. Ci mettemmo comunque in cammino, a piccoli passi, appoggiandoci gli uni agli altri. A un chilometro circa dal campo stavo per crollare. Una signora di quel piccolo centro abitato, San Giorgio, mi diede una tazza di latte tiepido con due patate bollite. Dovetti fare uno sforzo considerevole per ingoiarle. Mi trascinavo ancora per alcune centinaia di metri più avanti, raggiungendo il ponte sul Danubio. Sul ponte c'era di guardia una squadra di militari americani. Il mio compagno milanese ebreo, che fra l'altro conosceva e parlava molte lingue straniere, cercò di fargli capire che avevamo bisogno di soccorso. Ma quelli rispondevano che non potevano abbandonare il posto di guardia. Nel corso dell'insistente dialogo sbucarono finalmente fuori altri due soldati americani che con una jeep mi portarono in un vicino campo liberato, ora occupato da militari italiani internati. In ospedale ricevetti cure immediate. Mi fecero prima di tutto un bagno, un bagno in acqua tiepida per ammorbidire e disinfettare le numerose piaghe. Contemporaneamente mi somministrarono delle medicine per sostenere il cuore e poi cominciarono a curare il resto. Il mio stomaco rifiutava ormai i pasti ed era necessario un lungo periodo di rieducazione, a cominciare dai cibi più leggeri, come si fa con i neonati. L'assistenza e l'ambiente erano ottimi. Stavo da solo in una bella stanza con un'ampia finestra che dava sul giardino interno dell'ospedale. Una giovane suora vestita di bianco mi assisteva tutto il giorno. Di notte passavano altre due suore a controllarmi. Mi lavavano sul letto col cotone bagnato come un bambino e spesso mi sollevavano mettendomi in poltrona senza fatica.
Mi curavano medici austriaci e medici militari americani. Un giorno, mi ricordo, passò anche un ufficiale medico francese e mi chiese se avessi bisogno di qualcosa. «Ho fame», dissi. «Voglio un piatto di pasta asciutta». Il medico rise di cuore e disse: «Gli italiani vogliono sempre maccheroni, e non ti preoccupare, fra una settimana potrai mangiarli». Per tutto il mese di maggio mi alimentarono con cibi leggeri a piccole razioni, adatte al mio peso e al mio stato. La giovane suora mi voleva bene. Sapeva che ero cattolico e mi faceva pregare più volte al giorno. «Vieni, vieni, Annunziato», mi diceva, perché lei mi chiamava Annunziato. «Sì, andiamo a pregare il Signore per averti salvato la vita e per i tuoi compagni che gli ha voluto con sé». Passavano i giorni, ma il vomito e la diarrea non erano scomparsi del tutto. Mi portavo dietro anche una febbriciattola per via della pleurite. Un mattino la suora mi fece un grande annuncio. «Oggi mangerai maccheroni». «Li voglio col sugo», aggiunse. «Col sugo! Red, capito?» «Ja, capito, red», rispose la suora. A mezzogiorno si presentava con una scodella di ditaloni con sopra della marmellata rossa di ciliegie. Era felice di avermi accontentato. Restai deluso. Cercai di mangiarla, ma dopo un paio di cucchiai non riuscii ad andare avanti. Le spiegai che bisognava metterci la salsa dei pomodori. «Tomato», dissi, «e non la marmellata». Allora la suora mi promise di procurarmela. Un giorno vennero a trovarmi quegli ex internati militari che si erano occupati del mio ricovero in ospedale. Mi avevano allora fotografato ed ora mi portavano le foto pensando di farmi cosa gradita. Appena le passai in rassegna e mi rividi con la divisa da galeotto e con quell'aspetto mostruoso, cominciai a gridare come un ossesso. Volevo alzarmi e scappare, ma mi bloccarono subito al letto e chiamarono un medico. Cadevo nuovamente in crisi. Il medico capì subito che erano state le foto a farmi ricadere in crisi. Stai calmo, mi diceva, tutto è finito. Cerca di stare bene e rivedrai presto i tuoi familiari e la tua bella terra di Sicilia. Alla dottoressa Maria Salanitro. Il dottor Nino Di Salvo, Briga di Mare Cuneo, 1 settembre 1945. Gentile signora Salanitro, ho la sua del 14 agosto, arrivatami solo ieri a causa della rottura della linea ferroviaria ad opera dei tedeschi, per cui qui siamo isolati dal resto del mondo e riceviamo la posta ogni 12-15 giorni circa. Sì, l'eccidio del 25 aprile fu l'unico di cui io avessi notizia. D'altronde, senza ucciderli con la mitraglia oppure con l'acido cianidrico, bastavano i morti di fame e di stenti. In tutto l'ospedale eravamo 19.000 e ne morivano alla spaventosa media di 1.000-1.200 alla settimana. L'ordine di Himmler di sopprimere tutti i prigionieri fu il regalo finale prima che quei delinquenti scappassero incalzati dagli americani. È vero, omettemmo di avvisare le autorità americane, sento il suo rimprovero implicito, ma tra lo stordimento di tutte le varie emozioni, la paura di essere mitragliati all'ultimo e la fame spaventosa e lancinante e la gioia della liberazione, a nessuno venne in mente di avvisare le autorità americane. E sì che io l'avrei potuto fare, parlando correttamente l'inglese.
Gentile signore, ella mi chiede se la scomparsa del di lei fratello possa essere attribuita ad un nuovo trasporto da Mauthausen. Posso rispondere decisamente di no. Come scrissi al di lei fratello Antonino, l'Austria, ove si trova Mauthausen, fu l'ultima, o almeno una delle ultime regioni della Germania ad essere liberata, e perciò ad essa convergevano tutti i campi della Polonia, dell'Hannover e di altre regioni, man mano che gli anglo-russi e americani li incalzavano. Non si avevano perciò, come ovvio, trasporti da Mauthausen, perché da qualunque parte fossero andati, fatalmente, avrebbero incontrato gli eserciti nemici. Poi vi è un argomento che taglia, come suol dirsi, la testa al toro. Se Carmelo fosse stato vivo, avrebbe dato notizia di sé, poiché pochi giorni dopo dell'arrivo degli americani a Mauthausen ci distribuivano moduli per scrivere a casa. So che lo stesso è avvenuto negli altri campi dopo la liberazione. Il mio giudizio di Carmelo, di essere ribelle e intransigente, l'ho formulato appunto avendomi egli ripetuto a sazietà che anche se fosse stato valido non avrebbe alzato un dito, neppure essere torturato, per lavorare e contribuire alla vittoria dei nostri carnefici. Quando l'ho conosciuto io, però, non ha subito alcuna vessazione in relazione a ciò. Era invalido, stava quietamente nel suo giaciglio e nessuno lo disturbava, se non vogliamo parlare di qualche schiaffone, pugni e calci che ci distribuivano sovente alla minima infrazione i nostri schifosi guardiani polacchi, il che era una cosa di ordinaria amministrazione. Il suo spirito intransigente mi fu rivelato del resto da un altro episodio che mi raccontò lui stesso. Al tempo delle sanzioni egli si rifiutò sempre, costantemente, di dare oro alla patria e resistette ostinatamente alle pressioni dei colleghi professori che gli consigliavano, almeno pro bono pacis, di dare un po' di oro. Egli rispose: se vi dessi anche un centesimo di milligrammi di oro per uccidere i poveri abissini, non potrei più dormire. E siccome l'altro insisteva, pregandolo di dare almeno 5 lire, rispose che neppure quello poteva fare, essendo le sue condizioni economiche disagiate. Io l'ho ammirato molto, perché l'ho paragonato alle migliaia di italiani che per viltà o per stupidità hanno dato tutti oro a quei vili. A Vienna, mi disse, fu costretto a fare lo spazzino, sì, o qualcosa di simile. Ma per le ragioni suddette egli non si adattò e faceva il lavoro e scopava apposta male, cosicché fu destituito, bastonato e poi trasferito in un altro campo, forse a Dachau. Quando ci abbracciammo, al 23 aprile, era nudo, con buttate sulle spalle un decker, cioè una coperta militare, ma appariva come il solito, senza presentimento della sorte che lo attendeva, anzi speranzoso che il cambiamento avrebbe migliorato le sue condizioni di vitto. Grazie, gentile signora, delle sue buone parole nella mia sventura. La mia famiglia, quindi la mia felicità, è spezzata e il mio dolore non ha conforto. Tuttavia le sono grato per la sua solidarietà nel mio dolore. Credo che abbia agito saggiamente, nonostante il mio vivo desiderio di conoscerla, a rinunciare a venire direttamente qui, anche perché non vi è né treno né autobus e bisogna attraversare un monte di 2300 metri con mezzi di fortuna. Sono sempre a sua disposizione per quanto le possa interessare riguardo al povero Carmelo. E non tema di importunarmi, mi farà sempre un regalo a scrivermi ed io mi premurerò di risponderle. Mi creda, suo devotissimo, dottor Nino Di Salvo, farmacista in Briga di Mare, Cuneo. Thank you.
Thank you.